a love that never fades. It's a love that never strays. Buonasera, eccoci rientrati a pieno ritmo nella nuova stagione Single Coppia Formato Famiglia anno 2021-2022. Ecco, sono riprese le trasmissioni di questa nostra radio di Radio Evolution e speriamo di incontrarvi sempre numerosi e desiderosi di ascoltare una nuova argomentazione. Questa sera vi volevo parlare di ciò che ci incuriosisce anche un po' e volevo parlarvi del portale del tempo. Pensate, noi incontriamo questo elemento tra il magico e l'avventuroso in numerosi film, in tantissimi cartoni animati, in libri, in una forma che viene definita fantasy e da un punto di vista letterario, e questa modalità ci incuriosisce, perché entrare nel portale del tempo significa entrare in una nuova realtà che può essere avventurosa da una parte, rischiosa pure, ma anche avvincente. Ecco che il portale del tempo ci permette di sganciarci da tutte le situazioni pesanti o meno pesanti o comunque contestuali che magari affaticano la nostra mente e anche la nostra anima. Non a caso questa forma di evasione permette alla nostra mente di evadere e di proiettarsi nel futuro, spesso e volentieri, ma anche nel passato. Tanto è vero che nel famoso film, no, Ritorno al passato e Ritorno al futuro, questi due elementi hanno a che fare con una duplice possibilità di assaporare momenti non ancora vissuti. Ecco che entrare nel portale del tempo significa anche ritrovare per esempio alcune situazioni. Sentivo un'amica carissima che mi diceva: guarda, quel giorno che sono andata a visitare quella fattoria, pensate, una fattoria didattica, insomma, che sono abbastanza numerose, soprattutto nella nostra realtà del Veneto, mi diceva: è come se fossi entrata nella realtà di un altro tempo, di un'altra epoca, addirittura, no, gli odori, i profumi e anche profumi non così sofisticati mi hanno rimandato a rivivere i momenti in cui andavo in campagna dei nonni, e quindi ho rivisto e sentito fortemente quel tipo di clima affettivo, ma soprattutto, no, ho risentito come se fosse presente tutto l'amore dei miei nonni. Ecco che il portale del tempo ci permette di avere delle esperienze così direi anche semplici se vogliamo, ma ci permette di assaporare anche delle funzioni dell'io che avevamo dimenticato. Per esempio, quando noi andiamo, non so, nella pista di pattinaggio dove si andava da piccoli, ecco che ci verrebbe voglia di pattinare nuovamente, anche se in realtà alla mia età soprattutto non sarebbe proprio indicato riprendere in mano i pattini. Ma da un punto di vista rappresentativo ci
ci rende possibile sentire la sensazione e la piacevolezza dell'essere sopra i pattini e di volteggiare. Ecco che il portale del tempo ci permette questo, di volteggiare non solo con la fantasia, ma di volteggiare anche con i nostri cinque sensi, perché vediamo, sentiamo i rumori, è come se questo portale ci fornisse l'opportunità di rivivere momenti e di pensare che ancora è possibile sentire l'elemento della piacevolezza. Voi vi chiederete, ma come mai la dottoressa Feriani gli è venuta in mente sta cosa? Perché spesso e volentieri, quando io incontro le persone, inavvertitamente apro proprio il portale del tempo. Non sempre è piacevole questa cosa, perché aprire il portale del tempo del passato spesso e volentieri ci porta ad andare a sondare un contesto faticoso per la persona, un momento difficile da vivere e da superare, e pertanto è possibile, no, che la persona si senta smarrita in quel tempo che rivive durante l'incontro che fa con me. Ecco che il recuperare anche dalla memoria momenti difficili è possibile per estrarre da quel portale del tempo che ha in qualche modo ferito la persona o comunque l'ha tenuta in ostaggio, perché ricordiamoci che se noi rimaniamo ostaggi nel portale del tempo del passato non possiamo vivere serenamente il nostro presente, vero? Quindi è importante, talvolta, come succede nelle immagini filmiche, che ci sia qualcuno che faccia da tramite a questo portale, che pur essendo magico crea anche un disagio profondo. È ovvio che il portale del tempo, come si diceva prima, non va solo verso il passato, può andare anche verso il futuro, però è importante che noi rimaniamo a contatto con il nostro contesto per agire, per fare, per pensare, per progettare, ma soprattutto per mettere insieme tutte queste cose, tutte queste funzioni dell'io che ci permettono di vivere una realtà il più serena possibile. Se voi fate caso, rispetto all'esperienza del portale del tempo, avete mai provato a pensare a cosa noi viviamo nel momento in cui entriamo, per esempio, nella nostra vecchia scuola elementare, oppure entriamo nel nostro vecchio asilo? Riviviamo alcuni momenti, alcune situazioni che ci hanno fatto crescere. Perché ci hanno fatto crescere? Perché anche superare una difficoltà, anche superare una paura, ci permette di avviare quel processo evolutivo di crescita, non solo mentale, non solo psichica, ma soprattutto affettiva, per esempio nella creazione delle nostre amicizie. Qualcuno mi ha detto: sa dottoressa che io facevo fatica, anzi penso di non avere mai avuto l'amico del cuore. Ma io mi chiedo, ma è possibile questo, che una persona faccia un'affermazione così forte? Ma d'altra parte, se un bambino teme di investire affettivamente, è molto probabile che quel bambino non trovi l'amico del cuore o che quella bambina non trovi l'amica del cuore. Ma se un bambino o una bambina in quel periodo storico, che è il periodo grosso modo della scuola, della prima infanzia, della scuola primaria, adesso parlo in maniera corretta, non dico asilo e non dico scuola elementare, state bene attenti, però è la stessa cosa. Cosa succede in quel bambino, in quella bambina che non si sente effettivamente sicuro, sicura di investire su un affetto? Rimane in stand by. Rimanere in stand by purtroppo è la risposta di adattamento molto frequente che io incontro nel momento in cui vedo le persone. Vedo le persone sedute qui davanti a me. Allora direi che entrare nel portale del tempo
può permetterci anche il recupero di una funzione dell'importante. Recupero quell'aspetto che ho tralasciato, che ho lasciato andare, come per esempio creare una forte amicizia con l'amica o con l'amico del cuore, e cerco di individuare per quale motivo non sono riuscita e non sono riuscito a creare un'alleanza, un'amicizia profonda con una persona. Spesso e volentieri è la paura dell'ignoto, è la paura della reazione dell'altro o dell'altra. Vi ho portato un piccolo esempio, ma gli esempi potrebbero essere tantissimi, perché la paura cosa fa? Ci impedisce di progredire, ma non solo la paura ci impedisce di progredire, quello che ci impedisce maggiormente è la vergogna. La vergogna ci impedisce anche di pensare di poter accedere a qualcosa di diverso. Bene, oggi mi fermo perché forse mi sto dilungando anche troppo, perché mi sono soffermata un po' nel portale che porta al passato, ma sicuramente l'amorevolezza e l'affettività e la presenza di chi sta nel presente può aiutare quelle persone che si sono fermate da un punto di vista affettivo nel portale del passato per fare una transizione, cioè un salto di qualità per riappropriarsi del presente e andare con più fiducia verso il futuro. Vi ringrazio dell'ascolto e ci risentiamo fra un paio di settimane. Buona serata a tutti, arrivederci e grazie. Setting sun.